Carissimi amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Cominciamo a guardare delle nuove monete, guardiamo i marenghi, i 20 lire d'oro. Oggi cominciamo a guardare i 20 lire di Carlo Alberto, Regno di Sardegna, ovviamente. Sono monete da collezione e investimento, ma facciamo attenzione perché non tutti i marenghi, cioè non tutti i 20 lire d'oro, sono monete da collezione. Anzi, la maggior parte sono monete di investimento, infatti c'è la quotazione giornaliera di queste monete. Per quanto riguarda questa moneta, è un 20 lire di Carlo Alberto, come vi dicevo, che è stata coniata dal 1831 fino al 1849. Andiamo a vedere un po' il perché di queste date. Per quanto riguarda Carlo Alberto, nasce il 2 ottobre del 1798 da Carlo Emanuele di Savoia, principe di Carignano, e da Cristina Albertina, principessa di Curlandia. Il 2 ottobre del 1817 sposa a Firenze Maria Teresa d'Austria, figlia di Ferdinando III di Toscana. Per quanto riguarda invece il 27 aprile del 1831, sale sul trono succedendo Carlo Felice. Ecco perché abbiamo la coniazione dal 1831. Poi il 23 marzo è sconfitto a Novara dagli austriaci nel 1849. Sempre a marzo, il 24 marzo, cioè il giorno dopo la sconfitta, abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele II. Ecco perché abbiamo le date del 1831 e 1849, che è la fine della moneta, diciamo, della coniazione della moneta. Per quanto riguarda invece i 20 lire di Carlo Alberto, dal 1831 fino al 1849 abbiamo delle date rare e delle date comuni, cioè abbiamo delle date dove le monete sono con una tiratura più alta e altre con una tiratura più bassa. Abbiamo anche due zecche, facciamo attenzione perché abbiamo la zecca di Torino e abbiamo la zecca di Genova, cioè la moneta è stata coniata da due zecche. Anche qui abbiamo, come vi dicevo, le date ovviamente con date più alte e date più basse come tirature, ma abbiamo anche le zecche che hanno tirature diverse, cioè magari abbiamo la zecca di Genova che ha fatto lo stesso anno delle monete delle 20 lire con una tiratura molto più alta di quella di Torino. Per quanto riguarda la moneta che stiamo guardando, è del 1840, si trova il conio in basso in questa posizione. Qui abbiamo l'effigie di Carlo Alberto. Devo dire che è una moneta molto bella, è una moneta lavata, questa che stiamo guardando è stata pulita, però come possiamo vedere il naso, l'orecchio, i capelli sono ancora molto belli, cioè molto carina la moneta. Qui abbiamo la scritta Carlo Alberto, re di Sardegna, ad arco. Come dicevo, una moneta abbastanza carina, una moneta che ha viaggiato perché si usavano tutti i giorni, cioè nella vita quotidiana, queste monete. Guardiamo il rovescio, dove troviamo nel centro della moneta la stemma crociato e coronato con il collare dell'Annunziata tra due rami di lauro. Molto bella la moneta, come dicevo, si vedono molto bene ancora i dettagli. Qui abbiamo il valore 20 lire in questa posizione. Vi do un po' di dettagli tecnici per quanto riguarda i marenghi, cioè i 20 lire sono praticamente tutti uguali, i marenghi, sia il marengo del Belgio, della Francia, i marenghi italiani, quelli dell'Olanda hanno praticamente, anche quelli svizzeri hanno lo stesso peso, stesso titolo per quanto riguarda l'oro, ma hanno anche lo stesso diametro, praticamente c'era già la moneta unica, diciamo, già tanti anni fa. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, abbiamo 6,45 grammi di peso, abbiamo diametro 21 mm, metallo oro, titolo 900 millesimi, attenzione perché non è oro puro, non è oro 999, cioè 900 millesimi. Infatti dai 6,45 grammi di peso abbiamo 5,8 grammi di oro fino, cioè di oro puro. Come dicevo, valore nominale 20 lire che si trova in questa posizione qui. Qui in questa posizione in basso, cerco di avvicinarlo un po', abbiamo una lettera che è la P. Questo è il segno del direttore della zecca, che era Luca Podestà. Luca Podestà è stato direttore della zecca di Genova e di Torino dal 1830 fino al 1848. Qui invece abbiamo la testa dell'aquila, che è il segno, cioè il simbolo della zecca di Torino. Facciamo attenzione a questi particolari, né? Eccola qua in questa posizione. Abbiamo anche un'altra moneta che è qui in basso, che adesso guardiamo, è sempre uguale per quanto riguarda la data, perché abbiamo 1840, ma questa è una moneta della zecca di Torino. Vedete che la data qui è uguale in questa posizione, ma è una moneta della zecca di Genova. Qui abbiamo Torino a destra e qui abbiamo Genova. Cosa cambia? Cambiano i simboli della zecca, perché in quella di Genova abbiamo sempre la P di Luca Podestà. Vediamo se riesco a avvicinarlo, eccola qui.
E poi abbiamo l'ancora, che è il simbolo della zecca di Genova, in questa posizione. Tutte e due monete molto belle, devo dire, molto carine. Ditemi cosa ne pensate di queste monete, non vi do il valore perché il valore va un po' in base alla quotazione, e come che sono monete anche abbastanza interessanti dal lato numismatico, vanno in base alla conservazione, alla rarità della moneta, cioè la tiratura che hanno. Niente, per oggi è tutto, ditemi cosa ne pensate, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.